In poche parole, dica al maestro che sono arrivate le persone che lui aspettava. Ma tante prenasti da vesti. La cara invece ha di stare sì che è graziosa, a parte certi robetti che è veramente un po' atroci. Comunque, la sembra più modesta. La modestia è una virtù che dobbiamo apprezzare. Beh, a giudicare dai domestic la deve tanto. Sì, è tanto modesta. La quasi forte sentì il modesta. Anzi, modestissima. A mio povero babbo, in del suo testamento, aveva scritto Bruxelles, esclusiva per la polvere. Oh, carissimi, che piacere. Tia del Giso, Cariola, ci ho pinta un po'. Caro direttore, eccoci qua, ma... Ma che non sono tanto? Ah, tenta ciò con te, che domande, benissima, potersignia, ma manca una gotta per saltare. Per ogni giornata, dovresti avere da 30 sesori, anzi no, da 48 da 56. Però, vedete, da lì fino al verso di Contessina! Buongiorno, direttore! Pace, fratello mio, a lei e a tutti gli uomini di buona volontà e alle donne. Permettendo presentava il bravo e valoroso maestro, dal quale ho tanto parlato, Sergio Battistozzi! Caro maestro, agafò i miei complimenti. Una persona che le va da una sciampia convergenza, da giudizi unanime ed entusiasti. Ma grazie, dottoressa, ti è troppo gentile. Ah, per la vita mia, naturalmente. Oh, ma scusa. Ad esempio, una persona come me, dalla mia caratura, che le veniva conosca, ma le contesta. Oh, lusingato, dottoressa, lusingato. Alla presenza una nostra principale benefattrice, la contessa Eulalia Mengozzi Visconti della Lanterna sul Ponte Vecchio. Onorato. E il nostro padre spirituale, Fra Cristoforo Paradiso. Pace, fratello mio. Molto lieto. Permettimi che chiama presenti la mia moglie. Enchanté. E la mia cara mamma. Enchanté. Sì, dopo anche il tè. Io, poverino stirpante, Giulia, credi, io, begoni, ma cammino in colpa. Oh, grazie, signora deputata. Gemma! Ma guarda che vecchio, tu manca ad un al cimiteri, Caterina, che sì, mia fiorda cimitero, e sta ben in un bus, da mezz'ora mobile, in modo che gli ospiti che vien, i può mirare. E che sto, oh, che sto l'allosca, che fai a me, con i miei nani, una cazzata. Gemma, una cazzata. Una cazzata. Ma grazie, signora contessa, avevo mia l'ora da provare. Io invece, siccome mi hanno detto che lei è un collezionista di santini, gli ho portato questo. È una Sant'Agata fatta a Catania alla fine del 1800. Spero non l'abbia già. Oh, sicuramente no, ma l'è stupenda, ma davvero, la mia disturba, senza proprio mia cosa di... Caterina, guarda che bella ti... Oh, che bella! Dopo vorrei anche vederla questa collezione. Beh, sì, ma niente a particolare, tu ma 5-6 ma sono chiudere a falla, ne? Sergino, fa mia sempre il modesto. Al Matthew, ho una collezione da Santitta, fa che invidia qualsiasi vescovo. E persino al Papa. Ma dai, mamma, esagera mia. Sì. So che lei è anche modesto e riservato. Spero davvero di poterla poi ammirare questa collezione. Ma certamente, il minimo che può di fare. Accomodivas, prego, fi mia complimenti. Intanto svegliate, avrei magari questo zicchino, eh? Un tocchettino da formagella, no? Un tocca pan, una fetta da mortadella, oh, un toc da latte, Caterina, Caterina, benissima d'amica, ma lei mi ha detto che biscotti con fagioline e man, io metto in fuori dalla finestra, c'è un po' d'aria, scusimo un momentino, perché sì, se no guarda, caro maestro, venendo da fa un po' sveglio, al direttore che avrà spiegato che se sei sbassata veni ca sua in un incontro informale per approfondire la conoscenza reciproca. Sì, che sto calogia di sì, una di sì, la Caterina la buffa d'aria spulsa che in settembre al direttore una dai pensione e lui può
potrei sapere di uno dei candidati più sei adatto ci ho fatto a posto. Ma sei onorato, sperando di avere all'altezza. Naturalmente bisogna tenere in dal fatto che il direttore della scuola dopo mia non avesse un bravo maestro. Ugada aveva anche una vita privata impeccabile e un rigore morale assoluto. Sì, sì. Tutte le informazioni che abbiamo preso su di lei sono molto positive. Il prete della parrocchia dice che lei è uno dei parrocchiani più devoti, più impegnati e più rigorosi e che canta con passione a ogni messa. Allora Sergio, è impensata, concedi l'onore a Ciocontessa e Madalino, prova che si germia tutti i dì, e dar l'occasione da confermare da persona i bei paroli che sa dissi da lui. Oh, ma vai ringrazi della considerazione e dei bei paroli che spendissi da me. Manca per lui la mia roba da PCD, e gente importante in una casa modesta come la nostra, sperando di avere l'altezza di tutti i vostri aspettativi. Oh, ma sicuramente, Sergio, sicuramente. Beh, adesso è forse mio caso che so come andare dalla strada a te. Ma con tanto piacere! Sì! Oh, ma che bei che ti sei! Oh, ma le fai dai fiori! Sì, sì! Bellissimo! Sicuramente fai dai suoi allievi, suo maestro! Sì. Siamo venuti apposta, direttore! E mi però col vostro permesso che avresti la necessità di parlare giusto un minutino con la deputata. Intanto, cominci per accomodare da là! Basta, cosa ne approfitta mia? Lo sa perfettamente, che tu dica che la smagna da sta con me! E poi mia, fammi inquadrare! Sempre contenta di tutti. Ma tranquilla, dottoressa. Sergio, accompagna la contessa e fra Cristoforo da là. Volentera. Oh, il Dan, a po' di fa portami c'è d'acqua per piacere e che lo sia bella fresca, eh. Ma sì, piccola contessa. Cariola, ti puoi stare in bicchiere d'acqua alla contessina? Se ci fosse un bicchiere d'acqua anche per me, mi raccomando che sia a temperatura ambiente. Cariola, tu bicchiere. Oh, sempre lì. Temi l'occasione a sta fora domestica da quinta sua Soneot che un dì l'ha servito un bicer d'acqua anche alla deputata dell'istruzione. Ma giustissimo! Cariola, ti puoi servire un bicer d'acqua alla deputata? Ti sei contenta? Guarda, sto più di pane! Intanto se vorrei scusare, dobbiamo vedere come progetti lavori in cucina col personale da servizi che si è trovati di che bisogna sempre messi in colata. Prego, sciola, all'aspetto da là, in che hai l'occasione da fare un po' da conversazione con me, ma soprattutto con me. Aga consigli da mia perni anche un minuto da conversazione, che treni, che passa mia due volte nella vita. Approfitterò senz'altro, a sarò subito da vi altri. Allora, che impressione che fai? Oh, una buona impressione per adesso. La par proprio una bella famigliola. Naturalmente bisogna conoscere un po' me, ma il premessi è buono. L'alzare, che prima saresti mai compromettuta a tal punto con un candidato se saresti mia stai in bisogno convinto dal fatto me. Tranquilla, sono convinta che restare mia del... Scusi, il permesso. Puttino da un po' da tutti i banchi. La vedrà? E dopo aver parlato un po' col battistozzi e con il suo email, saremo più sé che convinta. Ah, sono venuta apposta. Ma la mascusa buona donna, a potresti sapere chi è lei? Chi mi? No, la cognos mia, la nostra Cariola, lei che ha servizi dal nostro maestro da tanto, ma tanto tempo! E pure una faccia in scile, difficile da dimenticare. Forse, a sa se invisti nel partito. Ma finite, ma scompondi, no? C'è la gemma!
cerca acqua per chi sole. Ah, ma sa che invece che l'acqua metti sambuca. Oh, Madonnina Santa, ma ti sei sicura? Sì, la bottiglia da sambuca era piena e adesso manca un bel po'. Ma mi però, in piedi di macchi tribucerli, E poi, l'acqua da sambuca è la stessa colore. Svemorada, è poca da bon che ti semi altro. E penserà che sta caga è mia la bottiglia da bev' acqua. Ma alcol, ti verrei rovinato. Ma la sa cosa diceva mio papà? A mio papà diceva che per l'acqua opa mia ben, che fa venire la regina l'intestino. E mica sai cosa ti dici? No. Che il tuo papà, o doveva fare più attenzione, che la sera che ti ha concepita. Giura Gemma, la ben mia fa compagnia. Pazienza e altra, ma almeno a me. Al piacere. Con piacere, sciora deputata. Al fatto lei che mi è venuta una gran sé. Ma una gran sé! Oh, ma che gentila! Grazie! Salute, ne? Oh. Però, all'aspetto un dalà, ne? Ma all'aspetto, ne? Disgraziata! L'era che schi al bruciere da San Paolo. La tenaia ben che entrò a subito. Ma senti già tutti i brividi dall'intestino. C'è la gemma, c'è la gemma. Pensi che c'è la sabuca e la mia bimba. Ma tu? Come tu? Ma ti sei sicura? No, se mi è sicura, magari sono mia, però ho manca troppo sabuca. Anzi, pensi proprio che ho finito tutto il piacere. Dai, non accidenti. Imbranata che ti sei mia altro. Ma esce la gemma. Cosa la fa chi? Parata. Mi avrebbe conversato un po' con lei. L'altro piacere? Con piacere, sciora, contessa. Hai fatto lei che mi è venuta una gran tarsura al barbarozzo. Oh, ma che gentila. Grazie. A venissi qui da là. Va bene, alla specie. Oh. Bianca testa, era sciambuco, ti sei una nullità. Buona da Panaot! Stasera ricordo, da dica al direttore degli scienziati. Ma va bene, la farò gli impegni. Mi, vado da là, cercata per anche l'altro piccino. E di cercata più fa disastri, Mi dovete tornare là, se non mi è già fanno altro bel chicken.
a mole di guardia ancora lei, ma sapeva lei cosa aveva? Ma non mi ha capito, ma devi magari fare un disegnino. Oh, sciora, ma fa il piacere, che ho proprio di attenta a staccare a tutti i soppazzi e se la capisci da sfocato di voi che la vaga sempre di un d'altro. Perché così credi che mica avresti difficoltà? Se proprio questa mi date dalla porta, mi va la fila. Ecco, allora che era la verdega, e la vada a fare, quindi sopra te. Che mi ho già preparato, ho già pensato a chi lei la me preda e finché glabro mia faia, a cambierò mia idea. Sora, in cui ho gente molto importante tra e non la costruisci proprio, di darmi a più se che impressa. E invece mi da chi ma bevi mia, almeno in quando mi avrà mia spiegare il perché. Ma perché da cosa, santa pazienza? Insomma, signor Sergio, mi sono la donna più severa da Vindris. Davanti alla mia sposa e davanti alla Gesa, e siccome mi sono tanto religiosa. Oh, Camì, sono tanto religiosa! Prima devi dire che io prego a tanto. Ah, sì, e per cosa non avessi pregato? Fa peccato con lui! Oh, via, basta! Adesso supera gli limiti! La vaga fredda sta casa, sfaga più ed effic! Ci chiedevamo, no?